Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Pasquale, questo è Il Risparmio. Anche oggi ospite d'eccezione, e poi chi non lo conosce, abbiamo Gianluca Ranieri Bandini, trader ed investitore. Buongiorno Gianluca. Buongiorno a te, Pasquale, ciao a tutti quanti quelli che ci seguono e seguiranno. Allora, quando ho cominciato questa serie sulle interviste, non avrei mai pensato di portare te o altre persone che magari sono più nella mia ristretta cerchia, però ho pensato, ma anche i miei carissimi colleghi YouTuber hanno delle cose da insegnarci perché tramite la loro esperienza possono portare appunto a capire nuove tematiche, nuove tematiche che magari possono essere applicate alla vita di tutti i giorni di noi che siamo risparmiatori, investitori. Tu cominci i tuoi video sempre con questa famosissima frase che ormai penso sia il tuo slogan, della vita. Ciao a tutti, sono Gianluca Ranieri Bandini, sono un trader ed un investitore. Perché non mi parli un po' di questa tua avventura? Perché sei diventato un trader e un investitore? Cerchiamo di scoprirlo in questo video, magari. Sì, beh, cerco subito di mettere le cose in chiaro all'inizio del video perché a volte magari vedo anche con altri YouTuber oppure all'inizio non lo dicevo, no? E magari mi chiedevano, ma tu fai anche trading e investi solo, cosa fai? Così metto subito in chiaro le cose in maniera tale che vi faccio capire, guardate, comunque ho maturato dell'esperienza in entrambi i campi che sono collegati ma vanno in modo, diciamo, parallelo, non sono per nulla la stessa identica cosa. E quindi, diciamo, metto subito in chiaro chi sono e di cosa, diciamo, mi occupo. E prima ho iniziato ovviamente, cioè ovviamente, non è per tutti quanti la stessa cosa, però prima ho iniziato come investitore. Quindi mi sono dedicato ad apprendere tutte quante quelle che sono, che io posso chiamare metriche, no? Per riuscire a investire in maniera consapevole e autonoma. Successivamente, appassionandomi sempre di più, diciamo, relativamente a questo mondo, ho avuto anche, diciamo, i primi approcci al trading. Ma quella è un'altra tipologia di cosa. Mi serviva proprio per avere un boost nei miei investimenti, e inoltre anche per fare un lavoro, perché è veramente un lavoro, ragazzi, in piena autonomia da casa. Ma è sempre qualcosa che ho cercato in questi anni, eh? Quindi, diciamo, ho cercato di svolgere diverse attività, professioni, o rendere profittevole degli hobby tramite l'online, cioè una cosa che sto cercando di fare e che ho fatto già da diversi anni rispetto ad oggi. Quindi, diciamo, questa è un po' la mia storia, ecco. Ok, quando hai cominciato tu, se non ricordo male, lo hai detto qualche volta, non era così semplice perché il mondo dei broker online, dell'investimento, tutte le informazioni che si trovano adesso, molti anni fa non erano così semplici da trovare e non c'era tutta questa facilità. Come ti sei mosso, insomma, in questi meandri all'inizio della tua esperienza? Ma infatti, magari mi vedete a schermo, diciamo, relativamente giovane, ma ho iniziato proprio da giovanissimo. Quindi, anche se non ho tutti i capelli bianchi, diciamo, l'esperienza ormai è ultra decennale, perché comunque ho iniziato subito, appena avevo 18-19 anni, e ce ne ho 35, quindi diciamo, ci sono 15-16 anni. Diciamo, non mi vendo come il trader che sta sui mercati da 15-16 anni, perché ho fatto talmente tutto quanto in maniera così intermittente, in maniera, diciamo, discontinua, che non posso dire sono un trader da 15 anni, successivamente no. Però le prime operazioni, le prime esperienze, i primi, diciamo, andarmi ad interessare a questo mondo, sì, risale più o meno a quell'epoca lì. E quindi non solo, diciamo, ho iniziato con gli investimenti, ma ho fatto le cose in maniera un po' alternata. Quindi ho iniziato con gli investimenti, poi mi sono dedicato al trading, poi di nuovo agli investimenti. Quindi, diciamo, è una cosa che è andata in entrambi i binari, chiamiamoli così. Sono andato a procedere per gradini, per step nella mia formazione. E all'epoca era tutto quanto molto diverso, perché è vero che c'era, cioè sicuramente c'era già internet, c'erano già le connessioni veloci e tutto quanto, però non esisteva l'ecosistema attuale, soprattutto in lingua italiana. Quindi ad oggi, se tu vai su internet, trovi una miriade di corsi. Adesso non voglio entrare nel merito se siano utili oppure no, però come in tutte le cose, diciamo che ci sono quelli sicuramente che ti danno tantissimo valore e altri che sono un po' fuffa. Però, diciamo, non c'era questa facilità,
di ingresso, non c'erano tutti quanti questi mali libri tradotti in italiano, non c'erano degli youtuber che mi sono anche preparati su questi argomenti, insomma mancava tutto, mancavano i percorsi formativi da fare a braccetto online, non c'erano piattaforme come quella che stiamo utilizzando adesso, così noi adesso ci troviamo su Zoom, quindi non è che facevo una coaching online alla perfezione, no, non c'era nulla tutto quanto questo, quindi all'epoca c'erano addirittura ancora le sale di trading dove ci si vedeva veramente in un posticino tutti quanti insieme per fare trading, io non ci ho mai partecipato, okay. So che esistevano soprattutto ovviamente in America, diciamo io quindi ero un po' rispetto ad oggi destinato alla solitudine del trader, no? Proprio all'alienazione totale, un po' la solitudine del portiere quando si gioca a calcio, stai lì da solo. Col muretto, un po' giocare quello... a calcio col muro da solo. sì, vedi un po' quello che succede attorno. Quindi l'unica cosa era veramente leggere libri. Mm-hmm. Leggere libri, provare qualche piattaforma di trading e testare. E su libri, è chiaro, magari vedevi delle strategie descritte più o meno nel dettaglio e le provavi, le testavi e così facevo, sia in demo, poi in reale, però ripeto, non c'era la facilità per quanto riguarda le informazioni, diciamo, nell'andarle a reperire come c'è oggi, non trovavo i corsi o la formazione che addirittura io comunque ho percorso negli ultimi anni, spesso e volentieri parlo di assistenza a brokers, ma ho fatto anche altre cose, diciamo, non c'era quella possibilità. Potevi sì andare a fare dei corsi, ad esempio andavi a Milano o qualche volta magari anche a Roma, nelle grandi città, e c'era il trader di turno o l'esperto tramite un broker, una società che avevi trovato, mm-hmm. eccetera, che ti facevano 2-3 giorni di lezioni. Però poi difficilmente rimanevi in contatto, no? E quindi era molto diverso. Secondo me è più facile adesso, anche se adesso c'è il problema di dover filtrare di più. Quindi ora abbiamo più strumenti. Oltre ai libri abbiamo tutto quanto il resto, ripeto, l'online, e l'online si suddivide in articoli, blogger, siti di screening, videocorsi, segnali di trading, youtubers, abbiamo detto, quindi poi sta a voi come in tutte le cose filtrare la fuffa rispetto a quello che invece riesce a darvi valore, okay. Quindi questa è la diversità. E la curva di apprendimento pensi che sia iniziata più quando hai trovato maggiori informazioni in rete, oppure quando era invece la più difficile reperirle eri più invogliato ad approfondire, per cui imparavi di più? Diciamo che la differenza per avere proprio un miglioramento importante è stata quando comunque sono riuscito a fare dei percorsi, mm-hmm. con dei top trader, sfruttando appunto le potenzialità dell'online. Quindi quelli che, infatti io spesso e volentieri dico percorsi, non corsi, perché il corso ti dà tante informazioni. Può essere strutturato più o meno bene, però finisce lì. E le puoi riparire tutte le volte che vuoi, te le puoi andare a ricercare. Invece il percorso significa stare a contatto con qualcuno, quindi una comunità dei top trader, dei coach, insomma gente più esperta di te o esperta come te, e insieme a loro vivere il trading per un periodo, può essere 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, insomma dipende da te, e quindi insieme si vede tutto quanto quello che accade, ci si confronta sulla gestione delle posizioni, ci si aiuta a livello psicologico, insomma stare in squadra veramente da tantissimo, e insieme a loro in reale affronti tutte quante le problematiche. Poi soprattutto magari chi ha visto dei mercati negli ultimi 2 anni le ha viste, per fortuna o per sfortuna, tutte proprio le ha viste, sì. Quindi è stato un bel campo di battaglia molto formativo. Questo è quello che mi ha dato di più, perché stare da soli a casa magari con un libro secondo me non è così scontato e facile prendere il trading sui libri, bisogna poi andarsi a sporcare tanto le mani, tuttavia non posso dire in assoluto che una cosa sia meglio di un'altra, perché adesso addirittura io sono passato dall'altra parte della barricata, ovvero insegno a fare trading, e sia prima da cliente, poi insieme a tante persone come me in cui ci andavamo a aiutare, ora insegno ma allo stesso tempo ancora faccio tanta formazione, nel senso che ho dei mentori e cerco di migliorare tanto, ho capito che ognuno di noi ha degli schemi di apprendimento differenti. Quindi c'è chi ha bisogno di ascoltare, chi ha bisogno di vedere, chi si deve buttare solo nella pratica
non ti dico che la teoria non la leggi, ma proprio l'ABC e fa solo pratica. Esistono tanti approcci di apprendimento, ognuno deve capire quello che fa per sé. Quindi vi dico, all'inizio siate tanto curiosi, non date per scontato di conoscere così bene voi stessi, soprattutto nell'ambito del trading, e per questo vi dico, sperimentatele tutte. Leggete, sentite gli youtubers, filtrate. Se un corso vi convince, fatelo, provate tanto in demo e poi insomma seguite la vostra mente e il vostro cuore. Io nel senso conosco anche chi non riesce a passare per la demo, proprio non ce la fa, per lui non è formativo. Tutti dicono ok, prima fai in demo, no, prima magari hanno bisogno, necessitano di fare con delle piccole cifre reale, proprio perché la demo non ti dà il brivido, la preoccupazione, l'ansia, la gioia, l'avidità, tutte quante quelle che sono le emozioni del denaro vero. Allora l'unica cosa razionale che c'è da fare, ok, non voglio farmi male, allora magari utilizzo un budget basso. Però per molti è così, invece dico, per me per fortuna non è così, perché io la demo la vivo con la stessa sofferenza del reale. Voi mi potete dire come mai, perché non riuscire per me è un fallimento grave che non mi porta poi ad andare in reale, e quindi la vivo come se fosse reale. Okay. Prima parlavi appunto del fatto che hai trovato molto aiuto quando vi siete riuniti a fare del lavoro insieme, per cui quella idealizzazione che il trader è una persona sola chiusa in una stanza con 300 monitor in realtà non è neanche vera, cioè molto spesso ci si trova anche a essere più persone in una stanza e a collaborare con i propri trade. Sì, diciamo, sono vere entrambe le cose, anche lì dipende dal carattere, dal proprio percorso, dove uno viene. Io posso solo dirvi, non finite da soli in una stanza tutto il giorno, perché dai, adesso non è che ho qualcuno a fianco a me, ma ripeto, c'è l'online, quindi ho tanti gruppi, adesso è bello che esiste Telegram, esiste WhatsApp. Allora, io quello che faccio è, sinceramente, non mi filo tanto i gruppi con 1000 persone, cioè io sto in gruppi di 3, 4, 5 persone, sì. dove veramente sono attivo, perché altrimenti è una confusione, è un rumore, diciamo, quindi cerco di selezionarmi, magari voglio fare lo spread trading, ok, ho il mio gruppetto, siamo 3, 4, 5 persone, tutte quante che stanno studiando quello e magari si supportano. Può essere molto utile come cosa, okay. Proprio per condividere le proprie informazioni. E per quanto riguarda invece il tuo percorso, tu sei trader, investitore, sei anche un coaching in opzioni. Come hai cominciato? Qual è stata la prima cosa che ti ha attratto e poi perché sei passato anche ad imparare altre tematiche? Guarda, a me veramente, allora, la prima cosa in assoluto che mi, allora, diciamo che l'aspetto economico, imprenditoriale, rendite passive, anche queste sono cose che ho incontrato da giovanissimo, ok? E anche rispecchia un po' la mia indole e forse deriva anche un po' dalla famiglia, perché i miei pure loro non sono mai riusciti a essere dei dipendenti, quindi c'è un po' questo tipo di mentalità. E è normale che se ricerchi in ambito imprenditoriale, se ricerchi tematiche relative al denaro, per forza finisci prima o poi a leggere qualcosa del relativo al trading. Diciamo, negli ultimi 20 anni è normale che accada questo. Però per l'approccio appunto investimenti / trading ho iniziato veramente a volerlo approfondire in maniera significativa, e l'ho detto magari anche più volte, mi è capitato in vari video, insomma, da quando sono sbarcato su YouTube, in diverse occasioni, quando notavo che i fondi e gestione attiva a cui mi ero affidato non riuscivano a performare come il mercato. Cioè il portafoglio che mi ha costruito il mio consulente non seguiva molto bene il mercato. Per curiosità mi dicevo, ma scusa, oggi il telegiornale dice che i mercati sono cresciuti tantissimo, quindi il mio portafoglio sarà cresciuto tantissimo in questo periodo. Invece no. E quando invece crollava. E allora poi ho imparato quello che diciamo tutti quanti noi, costi di gestione, costi nascosti. Non erano neanche brutti come fondi, ma avevano dei costi spaventosi. E quindi dico, diamine, ma se ogni anno mi partono già col meno 3 o meno 4%, ma quanto devono fare per battere il mercato, che non è facile, ragazzi? E quindi ho cominciato a scoprire tutto quanto quello di cui poi noi parliamo nei canali, di cui parli anche te, gli ETF, cosa consigliano i vari guru, eccetera. Dopodiché ho avuto proprio l'esigenza di dare un'accelerazione, di voler guadagnare di più. Cioè non mi posso accontentare magari di quel 7% al netto dell'inflazione che può dare l'azione a lungo termine.
volevo qualcosa per tutti i giorni, per tutti i mesi. E quindi ho cercato di approcciarmi al trading. E diciamo, quella è stata l'inizio. E il seguito è che ho cercato la mia operatività. Ora ti sei bloccato. No, ti vedo, tranquillo. Ok. No, perché io ti vedevo che stavi così. Quindi ho detto, sei andato in meditazione. Poi non so cosa vedranno adesso i nostri amici. Sono in India a meditare. Sì. Ti ho visto così, dico, non so cosa sia accaduto. E provando le varie operatività, alla fine, diciamo, ho sposato soprattutto le opzioni. E adesso, diciamo, piano piano le sto cominciando a tradire, cioè rimango ufficialmente sposato, ma la seconda relazione è nascosta con lo spread in commodities. Ok. E quindi sta sbocciando questo amore fraudolento. Sì. Quindi praticamente tu sei nato investitore, poi sei passato al trading e alla fine sei arrivato all'opzione. È stato un po' il percorso che hai seguito per arrivare dove sei adesso. E sei anche un coaching, per cui tu, oltre a fare qualcosa per te, cerchi di passare le tue conoscenze anche agli altri. Come mai hai deciso di diventare un coach e quindi di collaborare con assistenza broker? Trovi qualche gratificazione nell'insegnare, oppure all'inizio era semplicemente avere un'altra forma di, appunto, di rendita rispetto a quello che ti dava, appunto, la parte di trading e di investimento? Guarda, diciamo che non posso dire, nulla nasce per caso. Uh-huh. Diciamo, nel momento in cui ho iniziato non ci stavo assolutissimamente pensando. Così, sai, quando uno fantastica, immagina, dico, ma ci c'è tanta gente che ne sa come me, molti sanno di più, ma addirittura dico, c'ho quelli che ne sanno di meno e vedo che si aprono dei canali YouTube, vedo che fanno dei corsi. Uh-huh. Secondo me riescono anche tipo a guadagnarci bene, magari un giorno, quando magari sarò anche più preparato, pensavo, potrò farlo anch'io, nel senso, voglio comunque dare del valore se mi butto nella mischia. Okay. Cioè, ovviamente la mia più grande paura è essere percepito come qualcuno che racconta cose stupide o vende fuffa o venditore di nulla, per carità, questo non... cerco di evitarlo in tutte le maniere, penso che si percepisca anche. Invece mi hanno proposto, perché ero cliente, okay, Assistenza Brokers mi ha proposto di passare dall'altra parte della barricata. Quindi servivano comunque altre persone, diciamo, estendono un po' l'organico, non tanto interno, perché non è che io sto dentro gli uffici tutto il giorno con loro, sono un collaboratore esterno. Okay. E quindi mi hanno proposto questa collaborazione. E ho accettato per tanti motivi, perché comunque non prevedeva la proposta da domani sei coach, prevedeva, ok, adesso ti diamo una formazione noi, finale. Già me l'avevano trasferita, ero cliente, però dice, sai, se devi diventare nostro coach ci dobbiamo assicurare che tu abbia una determinata preparazione. E ovviamente me lo volevo assicurare anch'io. Io infatti dissi pure, guardate, io non sono, cioè grazie alla proposta, ma non sono guru di niente. Mi ricordo proprio dissi questa parola. Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Quindi diciamo, ho fatto una formazione a braccetto con i top trader, quindi ho perfezionato, smussato, sono andato a riempire qualche lacuna e l'ho fatto per diversi motivi, ho accettato. Sono tanti, non saprei neanche dire qual è l'ordine giusto, quindi adesso ve li dico, ma non è dal più importante al meno importante. Sicuramente sì, c'è l'aspetto remunerativo, però non mi sono detto, non è che questo mi cambierà la vita chissà quanto, non è che faccio 10.000 coaching al giorno o chiedo 1.000 euro a coaching. Quindi sì, ok, è un piccolo, diciamo, un secondo stipendio, insomma qualcosa in più, per carità. Però allo stesso tempo mi sono detto, con tutta la formazione che ricevo, uh-huh, e il fatto di dover per forza rimanere sempre a contatto con questa realtà, anche con chi continua a formare me, con altri colleghi che fanno lo stesso, il dover spiegare e istruire, tutto quanto questo mi obbliga ad essere sempre, a stare sempre sul pezzo, in maniera tale da potermi migliorare come trader in una maniera fantastica. Quindi in realtà ho ancora pensato più a me stesso, dico, diamene quanto potrò migliorare come trader, mm-hmm, perché comunque lo faccio, dico, mi migliorerò tantissimo, perché se devo per forza stare in questa situazione e devo a tutti i costi dare sempre il meglio di me, sicuramente riuscirò a migliorare.
E poi ho, cioè, lo immaginavo, ma anche ho scoperto che alla fine mi fa piacere raccontare sul canale quello che combino, quello che penso, mi fa piacere dividere, mi fa piacere... mi sembra ancora essere pretenzioso istruire, no? Perché non è che mi sento arrivato chissà dove, cioè conosco, diciamo, quelli che sono i miei limiti e quanto devo apprendere, però vedo che magari chi ne sa veramente poco riesce ad avere tanto valore da me, cioè persone che magari mi ringraziano, quindi diventa anche gratificante. E inoltre con assistenza brokers, diciamo, è vero che loro ti danno, no, diciamo, un po' di, non dico di paletti, ma di istruzioni, di binari in cui incanarti. Okay. Però se tu hai le idee, ti ascoltano. Qui vedo anche che non è che sono in gabbia, diciamo, sono anche libero di proporre e sviluppare eventualmente delle idee insieme a loro. Questo per me è tantissimo. Quindi sono contento della mia scelta e sempre stando in contatto con lui, che adesso ho imparato lo spread sulle materie prime. Infatti che hai iniziato da poco lo spread sulle commodity, mi hai detto in quest'ultimo periodo. E invece il fatto di sbarcare su YouTube è stata una conseguenza di, appunto, essere passato da assistenza brokers, o avevi già questa idea in mente da qualche tempo? Allora, se mai avessi fatto, diciamo, quello che sto facendo, già mentalmente davo per scontato di dover aprire un canale YouTube. Okay. Ma semplicemente perché non è che sono stato solo cliente o follower di assistenza brokers, lo sono stato anche di altre realtà. E ho visto quanto il canale YouTube ti permette di farti conoscere. Quindi ti dà anche la possibilità di crearti un tuo personal brand. Tant'è vero che io comunque ho scommesso molto sul mio nome. Uh-huh. Non è che mi manca non mi mancava la fantasia di inventarmi magari carino, poi non so se sarebbe stato banale, però avrei potuto fare qualunque cosa, no? Come anche tu hai scelto il risparmio, che perché è molto carino e dà il senso di quello che fai. Però io ho voluto puntare proprio tutto in maniera prepotente, quasi sfacciata sul mio nome. Dico, mi metto in gioco, io mi chiamo così, voglio che la gente impari il mio nome e farò di tutto perché negli anni mi percepiscano come una persona di valore in questo campo. È quello che sto cercando di fare. E secondo me ad oggi non c'è nessuna realtà migliore di YouTube per farsi conoscere. Ok. E invece dal tuo punto di vista, tu, come dici spesso, sei un trader, un investitore, un coach in opzioni. Se dovessi dare un grafico a torta di quello che sono queste tre parti del tuo portafoglio, trading, investimenti a lungo termine, opzioni, quale fetta coprirebbero queste tre parti nel tuo grafico a torta in termini percentuali? Guarda, certo, inserire il grafico nella torta del coach non è così semplice. Perché non è che lo puoi fare tramite il capitale, no? Tu sai, dici, ok, ho 100.000, adesso dico una cifra a caso al trading, e 50.000 agli investimenti, potrei dividere un po' la torta a metà. E lì non è che c'è veramente un capitale, no? E quindi c'è o l'introito o comunque il... Quindi a livello di tempo ed energie sicuramente gli investimenti stanno all'ultimo posto. Perché una volta che tu hai impostato le tue strategie e il tuo portafoglio, li porti avanti, poi puoi fare una piccola rivoluzione. E in termini di energia sicuramente stanno a braccetto al primo posto insieme, direi, il trader e il coach. Okay. Perché entrambi magari richiedono un po' di tempo ed energie. Poi dipende dalle giornate in cui non devo assolutamente fare lezione, posso dedicarmi a fare trading, altre un po' il contrario e altre faccio entrambe le cose. Okay. Forse se ci metto anche lo studio che sto facendo adesso come trader, forse ancora al primo posto è il trader a livello di impegni e di energie. Okay. A livelli di capitale posso dire che più o meno in questo momento ci sto dedicando qualcosa che assomiglia al 50%. In trading? Fra il trading e gli investimenti. Okay. Però non utilizzo una piccola parte, non arrivo sempre a una marginazione
gigantesca per quanto riguarda il trading. E sicuramente arriverò a una marginazione molto più importante più avanti, proprio perché mi sto tirando adesso questa liquidità per lo spread. Mm-hmm. Piano piano, più prendo confidenza e più potrò dedicarci, diciamo, la parte del mio della liquidità che ho. Però sono due cose molto diverse. Io dico sempre, gli investimenti lo intendo un po' come se avessi una casa affittata, no? Mm-hmm. E percepisco un affitto, per farvi capire l'analogia. Invece il trading è come se avessi aperto un'attività imprenditoriale. Quindi avete, come se dicessi, avessi mezzo milione, 250.000, ho comprato una casa, mi prendo il mio affitto, 250.000, mi sono aperto un super bar sotto casa. Mm-hmm. Ci devo lavorare, chiede spese, energie, okay, a delle uscite, a volte spese impreviste, a volte degli ostacoli, però insomma se vai al regime ti dà delle belle soddisfazioni, però devi starli dietro, sì, devi starli sicuramente dietro, perché se manchi poi va tutto quanto, i dipendenti iniziano a fare come gli pare, insomma, insomma che devi starli appresso, la tua attività. Ok. E invece adesso è arrivato il trading, nelle opzioni su spread in commodities. Hai altre cose che ti sono entrate in testa, qualche pallino che vuoi cominciare a studiare dopo questo, oppure in questo momento ti sei concentrato su questo aspetto e stai aspettando di imparare questo prima? Guarda, credo che poi mi rilasserò, perché le ho provate tutte. Le ho provate veramente tutte. E non l'ho provato, penso, un paio di cosucce, giusto, nel trading, vuol dire proprio che non sono attratto. Mm-hmm. Per dire, non ho mai fatto Forex, non c'è un motivo esatto, ma non, forse non ho mai incontrato il giusto mentore, Forex non mi ci dedico, o meglio, faccio anche delle operazioni in opzioni sugli cross valutari, però non c'entra davvero col vero Forex, quindi il resto l'ho provate tutte e alla fine ho capito cosa fa per me. Ho provato a fare trading following, tecniche trading following sull'azionario. Mm-hmm. Ho provato a fare intraday sull'azionario, ho provato a fare intraday sui future, in particolar modo sull'S&P 500. Okay. E insomma, alla fine ho capito quello che fa per me. Non deve essere qualcosa che sia intraday, perché ti obbliga a stare tutti i giorni davanti al monitor. Psicologicamente, poi immagino. Sì, guarda, io sono uno che nella vita decide abbastanza in fretta. Okay. Però un conto è decidere in fretta, un conto è essere obbligato a prendere decisioni importanti che durano 60 secondi, okay, se fai scalping. Troppo stress. Troppo stress, conosco dei trader bravissimi che fanno tanti soldi, ma non sono io, lo ammetto. Non è per me, cioè se volete a livello teorico posso pure fare un corso, posso tenerlo a livello teorico, ma a livello pratico sono tremendo. Diciamo che lì subentra l'emotività. Infatti diciamo che alla fine devi costruirti tu il tuo vestito addosso di quello che ti piace e andare in giro con quello, non puoi per forza mettere qualsiasi cosa addosso semplicemente perché lo fanno gli altri. Bravo, ma guarda, il trading, quando dicevo faccio trading, è come dice, ok, sono medico, sì, ma di che cosa? Oppure faccio sport. Ho capito, ma troppo generico. Sono sport troppo differenti. Un conto è fare il centometrista, un conto è fare maratoneta, un conto è giocare a basket, un conto è giocare a calcio. Puoi essere un atleta formidabile, ma fare pietà in tanti sport. Sì. Quindi una volta che trovi qui, metti che te ne piacciono 5-6, alla fine trovi quello in cui vai veramente forte e fai quello. E quello che sto cercando di fare. Sicuramente ti posso anche dire che frequentando comunque una community di clienti, di trader, confrontandomi tanto in giro, eccetera, le operatività che ho sposato sono quelle anche che sposano in questo momento forse un po' la maggior parte delle persone quando le vanno a incontrare. Perché comunque opzioni spread sono rilassate, cioè sono operazioni che possono durare da poche settimane anche ad alcuni mesi. Okay. Quindi la gestione non ti richiede di stare tutto quanto il giorno davanti al computer, puoi starci anche la tua mezz'oretta, la tua oretta, puoi portare avanti benissimo un lavoro full time ed entrare a casa a guardare qualche posizione.
È difficile che hai enormi sorprese all'oggi al domani, ma a parte tutto quanto al money, tutto quanto a monte già col tuo money management, quindi già sai quali sono i massimi guadagni e le massime perdite. Lo puoi fare anche con l'intraday, però lì è tutta quanta un po' più stressante. Non solo veloce, ma è isterico, è drammatico. E perché rischi poi di fare delle stupidaggini? Perché se tu fai intraday e ti metti davanti al computer, dici: diamine, ma io adesso devo fare click. Cioè devo per forza, a volte fare cose forzate. Invece se già parti con un paio di operatività che ti danno tante opportunità, che sono molto più da bratico, allora non hai, diciamo, quel fuoco, quello stress, quell'adrenalina per cui devi per forza aprire una posizione lì. È tutto quanto molto più calcolato. Io mi ci trovo veramente bene alla stragrande. Ovviamente anche queste due operatività, per carità, rispetto all'investitore medio sono ad altissimo rischio, è normale, è sempre trading. Però quando le vai a conoscere vedi che tutto quanto questo rischio non c'è se segui le regole. Poi comunque in questa operatività veloce tipo scalping o, come dici tu, intraday molto con tempi molto stretti, subentrano anche delle variabili incontrollabili, non so, va via la corrente, il sito del broker si blocca e tu in quel caso sei un po' avvinghiato in una gabbia, non per colpa tua, ma comunque ha delle problematiche che possono essere connesse al di fuori della tua, insomma, della tua sfera di influenza. Guarda, ebbi un'esperienza bruttissima, ecco, relativamente a questo, e con la piattaforma, proprio con Interactive Brokers, siamo tutti quanti i settaggi messi bene, eccetera, accaduto un po' di tempo fa, quando facevo intraday, e toccai qualcosa, non so cosa accadde. E praticamente ho preso il mio gain, ero tanto soddisfatto, poi dopo un po' riaccesi la piattaforma, e lì per fortuna mi salvò quello che io in realtà critico sempre: non controllate tutto il giorno i vostri conti, i vostri account in maniera morbosa. Invece il fatto di essere morboso, non c'è neanche motivo per cui l'avresti, sa, tipo, fammi andare a vedere quanti voglio rivedere quanto ho guadagnato oggi, no, sai che ti coccoli, che sei contento che stai in gain, eccetera, e vedi che c'era ancora una posizione aperta in super rosso. E non me ero accorto che ho aperto un contratto in più che non avevo mai chiuso. Wow. E inoltre non trovavo più nel settaggio, perché mi hanno dato i settaggi direttamente anche lì Interactive Brokers un po' d'anni fa, non trovavo più proprio i pulsanti che avevo nel mio layout per aprire e chiudere le posizioni. Non riuscivo più a dirgli chiudi, volevo chiudere, non potevo. E ovviamente sei sfigato, perché non è, cioè, il 50% di possibilità, lì le operazioni o sono long o sono short, quindi se fosse stato a mio favore vedevo il mio conto che aumentava, invece ovviamente subito contraria. Tu immagini che ha una posizione long su un future dell'S&P 500 e quella aveva cominciato a crollare. Wow. Quindi chiamai, e anche per questo sono bravissimi questi ragazzi, chiamai Interactive Assistenza Brokers, mi entrarono nel computer tramite un programmino, mi misero a posto i settaggi, chiudemmo l'operazione così. Senza loro non so cosa avrei fatto. Era tanto tempo fa, era agli inizi? Sì, era un po' di tempo fa, ma il problema era una non conoscenza profonda della piattaforma. Che tra l'altro è complessa, molto complessa. Io sto cercando di impararla in demo e ancora, non so, vorrei trovare l'angolo di una scrivania e dare le testate ogni volta che fai il login. E mi costò $800 questo scherzetto. Niente male, dai. Non è proprio piacevole. Invece tu comunque, se ci pensi, per quanto tu puoi essere, e si vede, una persona molto umile che cerca sempre di imparare quasi come se non ne sapesse niente, pur sapendone tanto, però hai ottenuto tantissimi risultati. Se ci fosse una persona che volesse seguire il tuo stesso percorso, per cui diventare magari un investitore, poi un trader, poi magari diventare un coach, quali pensi siano dal punto di vista caratteriale, le cose importanti da avere nel proprio carattere per riuscirci? Allora, guarda, io gli stessi elementi che adesso sto riscontrando come youtuber, perché comunque sto avendo le mie piccole soddisfazioni, la mia crescita,
le stesse cose che negli anni passati mi hanno anche, insomma, fatto prendere le mie soddisfazioni come autore, come scrittore di fantascienza. E è sempre la stessa storia. Innanzitutto, passione, di avere passione. Di assolutamente avere passione, se no non fatelo, vi prego. Quindi, naturalmente, interesse, eccetera, eccetera. Dopodiché, dovete assolutamente dedicarci tempo a livello quotidiano, cioè dovete sempre rimanere sul pezzo, e perché costruite la vostra strada, la vostra, proprio il vostro edificio del successo, lo costruite un pezzettino alla volta. Quello che sempre mi ha dato di più, che quando adesso non sto scrivendo, poi spero prima o poi di riprendere, ma la tecnica, diciamo, come fai a scrivere così tanti libri, libri di 300 pagine, mezza pagina, una pagina al giorno, 2 pagine al giorno. Non una volta a settimana, magari sto lì e cerco di scrivere 20 pagine e faccio un pastrocchio. Perché quello che abbiamo dalla nostra è il tempo. Il trascorrere del tempo è l'unica variabile certa e inesorabile. Quindi, se tu dici, mi scrivo 2 pagine al giorno, stai sicuro che dopo 6 mesi ti ritrovi un super libro in automatico. E non è una fatica così grande. Quindi, anche quando dovete approcciarvi al trading, tutti i giorni dedicate la vostra mezz'oretta, la vostra ora, vabbè, ci sarà il periodo che saltate, vi dovete riposare, ma rimanete in contatto, siate molto curiosi, cercate di saperne il più possibile, sperimentate, e provate in demo, non fermatevi alla prima cosa, e poi formatevi, non sentitevi mai arrivati, se soprattutto a volte mettetevi anche in discussione, vedo persone che sono troppo convinte, vanno in overconfidence. Non dovete andare in overconfidence. E all'inizio, quando provate a fare trading, potreste avere dei risultati fantastici o dei risultati terribili. Non per questo dovete pensare che siete dei fenomeni o dei deficienti. E a volte anche la migliore strategia può essere molto facilitata perché potrebbero essere le migliori condizioni per lei, diciamo, per la stessa. E a volte invece la migliore strategia potreste metterla in campo nelle peggiori condizioni possibili per la stessa. Quindi, diciamo, sono un po' queste le linee guida. E inoltre istruitevi anche a livello emotivo. Magari provo anche qualche libro, qualche articolo, qualche video sulla psicologia, su come gestire lo stress, sulla crescita personale. Sono cose che vi aiutano perché una volta che arrivate ad avere tutta la conoscenza, io lo dico sempre, l'85-90% è emotività, perché non stiamo costruendo gli space shuttle, non stiamo facendo una cosa per cui ci vogliono 10 anni di apprendimenti all'università, stiamo facendo una cosa in cui a volte bastano pochi mesi per aver appreso veramente bene quella che è la tecnica. Dopo manca l'esperienza, va bene, il tempo ve la darà, e quindi dovete gestirvi tutto quanto attraverso l'emotività. Comunque, studiate, 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 non sentitevi arrivati, sperimentate. E se una cosa vi crea stress, eliminatela. Cioè, se un'operatività vi fa incavolare, se vi crea stress, cercate un'altra, come quella che vi ho detto. Magari se fate intraday e state male, lasciate perdere. Deve assolutamente migliorare la vostra condizione di vita, non solo economica, ma proprio esistenziale. E questo, diciamo, rimanere sempre a contatto e insistere è quello che secondo me dà risultati migliori. Anche perché tu non hai capelli bianchi proprio perché hai eliminato quelle parti che ti creavano stress. Io, per esempio, da quando mi sono sposato ho cominciato a fare i capelli bianchi qui sui lati. Tu ancora non li vedo, però fra un po', insomma, anche tu arriverai a sposarti. Può darsi che... Sì, è che mi drogo di antiossidanti, quindi Sì, ti fai gli shot di bombe. antiossidanti. Sì, ma non sto scherzando, quindi. Tu parlavi anche della tua parte da scrittore. Io sono andato a guardare qualche video sull'altro tuo canale in cui parli appunto di fantascienza. L'hai un po' bloccato quel progetto perché ho visto qualche video, sono interessanti, sono carini, fatti bene. Hai intenzione di bloccare quella parte del tuo processo, diciamo, oppure lo riprendi a breve? Guarda, qui arrivo al discorso che affrontammo tempo fa, no? Ti ricordi il focus? Che tu, anche se vulcanico come me, hai 1000 idee in mente. E io dico, ti andai a far notare, insomma, Sì, ti feci e notare una io cosa. ho preso Dico, nota, infatti. infatti vedo che la stai mettendo in pratica e forse stai anche riscontrando risultati. Che è il discorso del focus. Ci sono tanti caratteri come i nostri.
e io vi posso consigliare, ragazzi, dovete rinunciare non a una cosa, a parecchie cose. Dovete puntarne poche se volete raggiungere il successo. Quindi molti mi dicono: mannaggia, ma non scrivi più, ma non porti più avanti Next Universe, che è un canale, insomma, piccolissimo, dove parlo un po' di fantascienza, ma anche soprattutto Astronomia, astronomia, sì. spazio, astrofisica, eccetera. Non perché io sia un addetto ai lavori, ma perché anche lì ho avuto talmente tanta passione. Una delle mie prime passioni, proprio da bambino, a livello divulgativo, ho letto talmente tanto che alla fine raccontavo così, condividevo quello che so. Vi posso dire che ho capito che non si arriva da nessuna parte, cioè dovete concentrarvi su una cosa. Adesso sono in questo momento sono tanto concentrato sul canale di YouTube, sul mio, che porta il mio nome, Gianluca Ranieri Bandini. Quindi porto avanti il trading, porto avanti sulle due operatività che vi ho detto. Una ormai la faccio tanto tempo, l'altra la sto studiando. E porto avanti il discorso del canale di YouTube di Gianluca Ranieri Bandini, porto avanti il coaching e fine. Cioè, fine, perché almeno sono cose che riesco a fare tanto bene e non posso aggiungere altro, perché se no non riesco ad arrivare a un livello alto. Anche YouTube, io ormai ho avuto dei periodi in cui facevo uscire video tutti i giorni, adesso in questo periodo sto facendo un giorno sì, un giorno no, ma se devo mantenere quel ritmo per arrivare da qualche parte non posso dedicarmi ad altro. Quindi scegliete una cosa e fatela tanto bene. Un po' la palla del multitasking che tutte le aziende ti chiedono sul curriculum, si richiede abilità di essere multitasking, è la cavolata del secolo, cioè una persona dovrebbe fare delle cose ben mirate e fatte bene, fare un po' di tutto e farle in maniera mediocre non porta da nessuna parte. Ma sì, ma se, come per dire un calciatore, cioè quando un calciatore che adesso magari sta in Serie A, bravo, è normale che da piccolo poteva più o meno fare quasi qualunque ruolo, era un fenomeno, mi distruggeva, no? Poteva prendere la palla da solo, smarcare tutti e entrare dentro la porta magari. Però poi quando si incontra con professionisti, se vuoi arrivare veramente da qualche parte, arriva un momento, a una certa età, che scegli un ruolo, ancora molto giovane, e si specializza in quello. E non è che fa qualunque ruolo, non è che sei difensore, attaccante, centrocampista, no, hai quella tua zona del campo e ti ci alleni tutta quanta la vita, ma per forza, perché se vuoi essere il fenomeno in quel ruolo, e così bisogna fare, secondo me, in ogni campo. Multitasking, è scientificamente provato che comunque hai dei limiti. Il nostro cervello in realtà non è così multitasking. È scientificamente provato, riesci ad esserlo se porti avanti delle attività che hai assimilato talmente tanto che equivalgono a respirare, a mangiare, a bere, quasi una funzione biologica, no? Quindi, però non è che funzioni tanto bene, ecco. No. No, infatti è uno dei Secondo motivi me. per cui hai lasciato l'altro canale, che tra l'altro io ho visto i video, sono anche di qualità. Tu praticamente potevi essere l'Adrian Fartride adesso se avessi continuato a fare quel canale. Conosci Adrian Fartride? Ah, ma c'è sicuramente, sì, Per cui potevi essere bravi. lui praticamente invece di essere il nuovo Warren Buffett. Quale delle due cose ti è piaciuto? Da quello che hai scelto, presumo essere il nuovo Warren Buffett, però quella parte, l'astronomia, l'astrofisica, la fantascienza, fa ancora parte della tua giornata? Puoi leggere, non so, libri, magari non li riesci a scrivere in questo momento, ma riesci a leggere, riesci a portare avanti quella passione? Oppure il tempo ti viene drenato da questa tua attività attuale e non riesci più a portarlo avanti? Guarda, in questo momento l'ho messo in stand-by, sono onesto, però non la sto soffrendo, perché se andassi a soffrire farei in modo tale da riprenderla. Ma non è, dici, neanche di sé, beh, è un peccato, no, è qualcosa che ora è così, in futuro magari cambierà, mi ci dedicherò nuovamente, magari mi stuferò di essere così attivo e cercherò di essere molto più passivo. Quindi magari mi dedicherò semplicemente a investimenti super passivi. È chiaro che se voglio ottenere gli stessi risultati del trading mi servono capitali più importanti, però l'obiettivo a lungo termine è quello. E tu sei soddisfatto della tua giornata? Come comincia la giornata di un trader? Perché io, per esempio,
ho visto molti video di trader americani che si alzano prestissimo perché fanno trading su diversi mercati, fanno la colazione veramente quando la gente dorme. E la tua giornata è così stressante oppure hai creato un micromondo per te che, diciamo, si adegua molto alla tua personalità? Ma guarda, è chiaro che il luogo geografico in cui risiediamo conta tanto se facciamo l'operatività sui mercati americani, perché siamo obbligati a stare, diciamo, davanti al computer a degli orari differenti. Mm-hmm. Ad esempio, chi vive a Los Angeles sta 4 ore indietro circa, no? Da New York si deve alzare veramente di notte. Però poi all'ora di pranzo è libero. Quindi, non so, abiti a Phoenix, poi tutto quanto il giorno, il pomeriggio libero, lì c'è sempre il sole, ti godi la giornata. So che, insomma, alcuni fanno così. Mm-hmm. Io, ovviamente, il mio appuntamento alle 15.30 sui mercati. Okay. In realtà non è vero che alle 15.30, alle 15.30 aprono, però comincio a vederle 16.30, 17, così, può essere quella la fascia oraria. Okay. Solamente metto, se sono un'operazione, le operazioni solamente le metto in campo la maggior parte, il 90%, fra le 16 e 19, come fascia oraria. Okay. Poi a volte può accadere che lo fa alle 9 di sera, perché ci tenevi particolarmente, a volte può accadere sì, un po' prima, però diciamo quella è la fascia oraria in cui vado a fare tre, okay, quelle 3 ore lì. Che attenzione, non significa stare davanti ai mercati 3 ore, Significa che è semplicemente quella fascia lì. Magari solitamente sto un'oretta e mezzo, così. Ti concentri solo sul mercato americano, perché molti trader so che fanno la sessione europea, poi quando comincia quella americana si spostano anche su quella, poi si spostano su quella asiatica e poi su quella oceanica. Tu vuoi dormire, immagino, perché... Sì. No, ma non è quello il mio stile di vita. Diciamo, sto tantissimo davanti al computer, ma perché faccio lo youtuber, c'è qualche coaching, faccio formazione, anch'io stesso studio, e adesso lo sto facendo soprattutto poco su libri e tanto su webinar, attraverso comunque sempre lo schermo. Quindi purtroppo sto tanto davanti al computer. Okay. Ma in realtà il trading occupa solo una piccola parte della giornata. E la cosa che mi piace è che mi autogestisco parecchio, non devo chiedere a nessuno per farmi le ferie. Mm-hmm. Anche con assistenza brokers, io ho un calendario mio di disponibilità per le prenotazioni di coaching. Mm-hmm. Metti caso che ne so, adesso venerdì 21 agosto è il mio compleanno, io semplicemente qualche giorno prima ho messo una X sul calendario, va in automatico, nessuno potrà prenotarsi con me, niente. Con assistenza brokers c'è questo rapporto, quindi sono un collaboratore esterno, non è che devo timbrare il cartellino. Okay. Quindi decido in piena autonomia, potrei anche stare 2 mesi fermo se lo volessi. Per quanto riguarda il trading, ripeto, non devo stare così tanto davanti al computer, posso anche avere alcune giornate in cui non operare, o posso anche dire ok, adesso fammi, che ne so, in vista, per dire, anche adesso del mio matrimonio, di un piccolo viaggio di nozze eccetera, fammi ridurre l'operatività in modo tale che arrivo lì che ho pochissime operazioni aperte, ho già i miei stop loss, ho già i miei take profit, posso benissimo dimenticarmene 2 giorni, posso aprire così un attimo l'applicazione del telefono per controllare. Quindi diciamo che mi autogestisco alla grande, e questo è quello che mi piace. Okay. E tante ore in cui lavoro, perché in realtà sono tante le ore in cui lavoro, non le vivo come uno stress, perché faccio tutte quante cose che mi piacciono. Sì. Cioè io ho grande entusiasmo, cioè la mattina quando mi alzo dico che figata, oggi che so, ci sono gli earnings il pomeriggio, la mattina che bello, adesso mi registro quel video che ho così in mente, tipo adesso avevamo un appuntamento, noi ci siamo andati alle 10:30 di mattina, sì, ho detto vabbè, bellissimo, oggi ho 10:30 questo appuntamento e lo vivo alla grande perché è una cosa che mi piace, guarda, non finisco più di parlare, quindi qual è il problema? E comunque qualcosa porta, adesso è pubblicato sul tuo canale, sì, a me dà visibilità, a volte facciamo il controllo sul mio canale, sì, magari questa chiacchierata mi può portare, adesso dico una cifra qualunque, magari anche quei 10 euro su YouTube, perché ho avuto, che ne so, 1000 visualizzazioni, monetizzato eccetera eccetera, sì, e alla fine ho chiacchierato di quello che mi piace, è chiaro, sto
cioè, alla fine è sempre un appuntamento, è sempre, tra virgolette, un obbligo autoimposto, però è un piacere. E quindi solitamente in questo momento che è estate io mi alzo molto presto, cosa che faccio da poco in realtà, ero più, non dico dormiglione, ma addormentavo tardissimo e mi alzavo tardi. Adesso invece mi alzo molto presto perché mi piace comunque fare sport, fa un caldo allucinante. Beati voi. Quindi qua sì, considera, mi do appuntamento con un amico che anche lui poi è trader, ci vediamo alle 7 e andiamo, facciamo un paio d'ore di bicicletta la mattina, alle 9 di nuovo a casa. Questo capita spesso durante la settimana. L'inverno devo un po' cambiare gli orari perché mi congelerei, quindi l'attività all'aperto quando c'è il sole la faccio all'ora di pranzo. Okay. Però mi posso, il bello è che mi posso organizzare anche queste due cose alla perfezione, cioè non devo chiedere il permesso a nessuno, cioè, e questa è la cosa più bella in assoluto di crearsi un lavoro in autonomia davanti al computer. Può essere qualunque, veramente qualunque. Ok. Effettivamente sì, io per esempio in questo momento se volessi andare in giro a fare in bicicletta dovrei andare in canoa perché piove da giorni, per cui non è la stessa cosa. Tra l'altro questo video esce domenica 23, tu fai il compleanno venerdì 21, per cui per favore lasciate gli auguri di buon compleanno a Gianluca Ranieri Bandini proprio qui sotto, anzi magari faccio un intro, una bella schermata prima di pubblicare il video in cui ci dico, mi raccomando, fate gli auguri. progetti futuri invece? Guarda, progetti futuri è solamente, diciamo, in questo momento il miglioramento, quindi un po' la consacrazione di tutto quanto quello che sto facendo. Quindi è chiaro, l'obiettivo è magari arrivare a 10.000, 20.000, 30.000 iscritti su YouTube, quindi fare di tutto affinché accada questo. E vedere veramente quando arrivo al regime come coach cosa accade. Okay. E poi, una volta che comunque uno ha tutto quanto quel pubblico, vedere anche se poter costruire nuovi progetti, ma quello lo vediamo in futuro. Okay. Potrebbe essere un giorno un appuntamento live, tutti quanti insieme, si potrebbe prendere una bella sala, eccetera. Okay. Vedere se fare, non lo so, devo decidere, sono un po' combattuto, se mettere su qualche videocorso veramente avanzato, eccetera. Poi adesso dalla community vengono anche a volte un po' quasi interpretati male, no? Sembra quasi che tu voglia fare chissà che cosa. Diciamo che io cerco di dare tantissimo valore, se mai lo facessi, infatti ancora non l'ho fatto, se dovrei proporre un video, io direttamente un mio videocorso, so che devo dare il 110% di valore. Cioè, veramente oltre tutto quanto quello che so. Ok. Vabbè, quindi diciamo anche che registrare video di qualità, allora dice. Sì, quello che dico è se devi fare qualcosa del genere e vuoi essere remunerato, allora devi veramente dare tantissimo valore. Cioè, io penso di dare valore, ma lì lo farei solo se sapessi darne tantissimo. Io, ad esempio, sul mio canale, alla fine, non pubblicizzo niente. Pubblicizzo le mie coaching. È normale, cioè non posso dire alla gente, ragazzi, prendete appuntamento con me, mi occupate un'ora della mia vita e lo faccio free. Cioè, sarebbe una follia, cioè una follia proprio, perché se si prenderebbero 10.000 persone, non avrei più tempo libero, verrebbero meno qualunque principio, no? E alla fine, tu perché facciamo tutto quanto questo? Ne parli anche sul tuo canale, sì. Rendite passive, libertà. Cioè, alla fine noi facciamo tutto quanto questo perché nel medio lungo termine si spera di avere più libertà. Quindi se io scambio il mio tempo, e già molti guru, no, mi direbbero stai sbagliando perché tu non devi mai scambiare il tuo tempo per il denaro, ma se lo scambio, e allora è chiaro che devo essere remunerato. E ti dico infatti che in realtà mi piace poco ma questa è l'unica occasione in cui io scambio il mio tempo. Sì. In tutto il resto non scambio direttamente il mio tempo per il denaro. Allora dici, perché lo fai? Lo faccio per il discorso che facevamo prima. Se faccio il coach, devo per forza essere un bravo trader. Ok. Ma aiuta, lo faccio più per me. È un modo per formare te stesso formando gli altri alla fine. Cioè tu sei obbligato a imparare perché devi anche andare a formare altre persone. Esatto. E quindi niente, altri progetti è migliorare tutto quello che sto facendo, diventare ancora più bravo sulle opzioni, diventare ancora più bravo sullo spread in commodities, diventare ancora un youtuber migliore e non, quindi non ho nuovi progetti, è migliorare tutto quanto quello che ho.
e quello che sto facendo soprattutto, e poi vediamo in futuro progetti di famiglia. È normale, tu sì, mi insegni che se, ti nasce, che se ti nasce il bimbo devo capire come incastrare il tutto. Se vuoi ti presto il mio per un tot di mesi, così vedi come funziona. Guarda, l'unica cosa che mi rende felice è che so che io ho bisogno di poche ore di sonno per stare bene, per fortuna, perché se no quello che mi raccontate voi padri, non si dorme, i primi 2-3 anni non si dorme. Ma diciamo che sono stato fortunato i primi 6 mesi, però comunque ogni notte alle 3 si sveglia perché vuole venire nel letto insieme a mamma e papà e lo metti nel letto, poi si sveglia alle 6:30 che vuole mangiare e lo rimetti nel letto. Più che altro è avere un sonno non più fluido ma spezzettato. Vabbè dai, comunque allora a sto punto invece di assistenza broker fra qualche anno ci sarà assistenza bandini, che ne so. Vediamo quello che accade, vediamo tutto quanto quello che accade. Sicuramente, guarda, posso essere sicuro, fra 5 anni farò qualcosa di cui adesso o non so nulla o non immagino proprio, perché finora è stato sempre così. Non so se magari a voi è capitato, voi che ci ascoltate o a te, però accadono queste cose perché il mondo va avanti velocemente. Se hai nuovi interessi scopri sempre qualcosa di nuovo. Diciamo che comunque vorrei trovare una sorta di pace esistenziale e trovare un mio percorso definitivo. Adesso vedo che è questo. Quindi credo che rimarrò sicuramente sempre in questo ambiente, però penso che farò veramente qualcosa che magari adesso nemmeno immagino. Sì, anche io per esempio 2 anni fa non avrei mai pensato di mettermi a fare video su finanza personale, risparmio. Per cui una volta che trovi un qualcosa che ti appassiona, non è neanche più, cioè preparare il video, preparare l'articolo sul blog non è un peso, più che altro magari che c'è bisogno del tempo per farlo, ma di per sé è un piacere, e speri che questa tua passione, questo tuo piacere nel fare quella cosa possa venire passata a chi va a leggere l'articolo, a chi va a guardare il tuo video. Assolutamente sì, ma il mio carattere ha bisogno infatti anche di una cosa, per questo sto ora mi trovo in questo campo, no? Io ho bisogno di vedere una crescita costante nelle cose che faccio, proprio a livello numerico. Ne ho un bisogno esasperato. Se vedo che rimane costante, non posso portarlo avanti. È anche un discorso per cui ho sempre cercato di non fare il dipendente, lo sono stato poche volte nella mia vita. A parte il carattere di non riuscire, dover essere autonomo, dover essere al vertice della piramide, cioè devo decidere io per me stesso, non riesco a sopportare il dialogo caratteriale che qualcuno mi dica di fare qualcosa. Io a 19 anni sono andato a vivere da solo perché non potevo accettare che i miei genitori mi dicessero qualcosa. Siamo qualunque cosa. Siamo fatti, anche io ho fatto così. Sì, sì. Cioè, non, anche mi dicevo, ma perché non fai questo? Già andavo fuori di testa. Quando la mamma ti diceva andiamo che compriamo i pantaloni, ma no, vado solo, no, vengo con te, allora no, vado a vivere da solo piuttosto e me li compro io come voglio. Sì, dice, ma che è successo? Niente, un po' io non posso vivere così. E magari è chiaro che manca, quando sei dipendente, a meno che tu stia in una, sia super graduato, stai in una grande società super strutturata e super piramidale, esistono, c'è gente ogni 2 anni fa scatti di carriera, va da un reparto all'altro. Ok, e a livello caratteriale sopporti la dimensione di dover essere dipendente, e magari il tuo lavoro ti piace, c'è persone che stanno in aziende, sono felicissime, hanno degli ottimi stipendi, un'ottima sicurezza, ok, perfetto. Ma io ho bisogno di crescere così, con questo grafico. Allora, se io investo nei portafogli che abbiamo visto, che raccontiamo, gli ETF, c'è questa cosa qui. Se io sono un trader bravo, vedo l'equity che cresce. Se io sono uno youtuber bravo, vedo gli iscritti e le visualizzazioni che crescono. Faccio solo cose scalabili. Se mi devo sforzare tanto in qualcosa che è scalabile, io lascio perdere. Ne ho proprio bisogno io, ma a livello caratteriale. Okay. Cioè non posso stare in qualcosa che è fisso. Certo, se tu mi dici da domani fai questa cosa e ti do 100.000 al mese, ok, va bene. Diverso. Fisso, lo blocco, va bene. Ma tanto poi andrei magari a utilizzare per qualcosa di scalabile, esatto. Quindi lo vedi, alla fine siamo sempre lì. E sì, un po' penso alla mentalità, anche io
per esempio adesso che vedo che monetizzo YouTube, però non guardo tanto quanto sto monetizzando, quanto vado a guardare quanti iscritti ho fatto oggi, quanti ne ho fatte la settimana scorsa, quanti iscritti ho fatto negli ultimi 28 giorni. È proprio un... perché il denaro alla fine arriva col numero degli iscritti che aumentano, proprio per il fatto di poter raggiungere più persone e quindi di aumentare il tuo bacino di utenza, mi porta molto più soddisfazione di vedere quanto ho guadagnato magari questo mese con YouTube. Non so se è la stessa cosa per te, io proprio sono attratto dal numero di iscritti che ogni giorno può aumentare o no. Sì, guarda, io guardo tutti i parametri, sì, guardo tutte quante le analisi, con la speranza ovviamente che tutto vada di pari passo, no? Mm-hmm. Più iscritti, più visualizzazioni, più, diciamo, guadagni, no? Sei più remunerato. Ho bisogno di questo. Inoltre, vedendo anche un po' come funziona, adesso c'è anche più competitività, vedendo un po' la storia degli YouTuber che hanno avuto più successo negli anni relativamente ai nostri argomenti, so che comunque questa è una scalata che può durare anni prima di arrivare a una sorta di saturazione, anche perché poi noi ci esprimiamo in lingua italiana, quindi abbiamo un mercato limitato, cioè non siamo nell'oceano, siamo in un grande lago, può essere anche pieno di pesci, però non siamo nell'oceano. E quindi per anni so che sto a posto. Poi chissà cosa si inventeranno a livello tecnologico, chissà se ci sarà ancora YouTube, eccetera. Comunque cercherò sempre di rimanere sul pezzo. Ma una volta che avrò raggiunto... almeno nella mia testa la vedo così, quella saturazione, e saprò veramente quanto è grande il mio pubblico, e ripeto, da lì magari si potrà partire con altri progetti come ne stavamo parlando prima, e aumentare comunque la propria scalabilità, cioè ci rimani sempre perché aggiungi un pezzo, anzi può diventare un po' più imprenditore, un po' come, perché dai, ragazzo bravissimo che fa tantissimo, no? Adesso Riccardo Zanetti, tu l'hai intervistato, sì, eccetera. Alla fine il fatto di essere YouTuber lo aiuta tantissimo nello sviluppare le sue aziende, perché a parte ti ha portato tantissimi contatti, eccetera, però se ci pensi anche da lì può prendere un'utenza, e è tutto quanto collegato, sì. Quindi ti posso aiutare a essere ancora più imprenditore. Perché, ad esempio, l'altro giorno ho visto anche un video di Pinna, sì, in cui diceva che lui è chiaro che ha lasciato il lavoro, adesso sta su YouTube perché sicuramente è qualcosa di scalabile, sì, e passivo, no? Lo collega alle rendite passive. Io, diciamo, lo vedo un po' meno passivo rispetto a come lo vedo a lui YouTube. Io lo vedo metà attivo e metà passivo, sì, cioè lo metto un po' a metà strada, forse perché ho delle rendite veramente passive, quindi capisco la differenza, okay, sostanziale. È vero che se io faccio un bel video a fronte di un mio lavoro, mm-hmm, ok, posso guadagnare nel tempo per un lungo periodo. Quindi carico il video, ho speso 3 ore sopra, mm-hmm, e magari quello mi rende, a fronte di un lavoro iniziale, mi continua a rendere nel tempo, sì, perché ha delle visualizzazioni magari per anni, e quindi subentra la passività. Io mi faccio il mazzo oggi, ma poi guadagno senza più fare niente sul lavoro che ho fatto. Sì. Quindi, ok. Però se io non faccio un video un giorno sì, un giorno no, o 3 volte a settimana, il mio canale muore. Sì. Muore. Quindi tu, comunque, se fai lo YouTuber, applichi il concetto di passività sui video vecchi, ma se non continui a fare il tuo lavoro quantomeno part time, 2-3-4 ore al giorno di media, perché alla fine è quello, sì, se fai tanti video o comunque ne fai pochi di estrema qualità, sì, muore il tuo canale e piano piano muoiono anche i tuoi video vecchi. Quindi è sicuramente un mestiere, è un lavoro attivo che ha tanti elementi della rendita passiva, quindi io mi collego un po' a metà, cioè bisogna lavorare, sì. Invece se io ho, come lo conosci anche tu, magari ho comprato, faccio l'esempio, dei Ritz di turno, sì, e ci ho messo dentro, che ne so, 10.000 euro e ti dà, adesso devo semplificare i calcoli, 10% all'anno, sì, io cioè i miei 1.000 euro senza fare niente, ma proprio niente, nulla, zero, sto fermo. Quello è veramente passivo. Sì, infatti. Sono concorde. YouTube è un po' una semipassività. Soprattutto se non fai molti video evergreen, perché
È vero, se fai dei video evergreen in cui si parlano, non so, le 10 cose da fare per diventare indipendentemente finanziario, magari quelli sono gli evergreen che la gente cercherà qui, cercherà l'anno prossimo, fra 5 anni. Però se fai l'analisi di un titolo tipo Intel, oggi ha dei parametri, fra un anno, magari anche fra un mese, ne avrà dei parametri completamente diversi. Per cui se non produci nuovi contenuti, è come un po' la macchina. Se tu per tot anni non fai il tagliando, alla fine il motore va, insomma, a scoppiare prima o poi. Devi mantenerla. Hai bisogno di poco lavoro, però lo devi fare. Sì, è un lavoro, ma lo YouTube, ragazzi, c'è un lavoro, fine. Poi possiamo esaminarlo, come dici te, subentra la semipassività, però è un lavoro, è veramente un lavoro anche faticoso. E è chiaro che ci sono YouTuber che magari non sono insultati da nessuno, tra virgolette, perché non stanno lì a sbandierare chissà quali guadagni e veramente portano valore, portano contenuti, non dico solo di finanza, divulgazione scientifica, eccetera. Poi ci sono magari altri YouTuber che dicono: guarda quel ragazzetto deficiente, cretino, guadagna 10.000 euro al mese parlando bimbo minchia che fa i videogiochi. Sì, ok, vi può sembrare un mondo strano, però le regole del mondo sono cambiate. Quel ragazzo semplicemente ha capito quali sono le regole della sua generazione. Vi assicuro che a volte sono questi ragazzi che stanno però 12 ore davanti al computer al giorno. Cioè, voi lavorate 12 ore e a fine serata avete due occhi grossi così. Cioè, magari vedevo in passato insultavo tanto Favij, ma lui veramente è stato 8 ore a fare 8 ore di editing al Sì, giorno lavora sui tantissimo. video. Ma alla fine, ragazzi, se fa ammazzo, capisco che magari a volte alcuni possono non percepirlo come tale. È un lavoro, fine. Sì, non stai in miniera, per carità, ma quante persone lavorano sia davanti al computer? Almeno dico, se devi lavorare in ufficio 8 ore e prendi, non so, 1.500 euro al mese, magari fai la stessa cosa a casa e hai possibilità di scalare il tuo stipendio fino a dei livelli alti. Io l'unica cosa che mi chiedo, ma non a livello così di ragionamento, anzi così chiacchiera da bar, non so che ne pensi tu. Questi ragazzi così giovani, eccetera, che magari fanno videogaming, che non lavorano, non fanno nulla, cioè non è che non fanno nulla, non fanno nulla di altro, ok? Non fanno lavoro tradizionale, quindi non è che creando un curriculum, fanno quel lavoro lì e ora dà tanta remunerazione. Però gente, ma adesso anche 27-28 anni, quindi non è che ce l'hanno 15. Quando fra 10 anni, 15 anni avranno i capelli bianchi, cioè saranno ancora spendibili Sì. così, saranno ancora credibili così, cioè loro, mi piacerebbe proprio chiedere a alcuni di loro, ma non sono in contatto, cioè come ti vedi? Cosa farai? Puoi ancora fare gaming come lo fai oggi? Oppure magari se guadagni tanto tanto e sei bravo e risparmi, di poi costruire il tuo piccolo impero per fare qualcos'altro, ma mi chiedo, cioè, dove arrivo che parlo di finanza? Magari quando avrò tutti i capelli bianchi potrò anche essere inteso come più esperto, se avrò fatto un buon lavoro, quasi un guru, Sì. no? E allora me lo chiedo, così, me lo chiedo, non so se tu sei fatto, sei mai chiesto. Guarda, io ho visto alcuni esempi. Io fino a tanti anni fa seguivo, non so se lo conosci, io Toby, e lui era partito con delle recensioni dei film, i film pessimi, cioè quelli che nessuno guardava. Lui se li guardava tutti, faceva la recensione dei film trash proprio. E poi piano piano, mentre cresceva, è andato a cambiare completamente il suo canale. Adesso lui fa degli spettacoli, fa come se fossero degli show, fa lo spettacolo comico, fa l'analisi di un qualcosa, sempre relativo al mondo dello show business. Per cui se una persona riesce ad evolversi, magari ha una vita su YouTube per lungo tempo, altrimenti secondo me una qualsiasi persona che tende a fare la stessa cosa per troppi anni senza evolversi o senza avere altre cose di contorno, più di 7-8 anni poi non riesce a sopravvivere su YouTube, perché anche anagraficamente le persone che lo seguivano prima non possono seguirlo più. Cioè, se io ho 50 anni e faccio gaming, il ragazzino di 18 preferisce molto probabilmente andare a guardare un coetaneo che ha lo stesso linguaggio, che ha la stessa comprensione attuale delle cose, o almeno quella è la mia percezione. Ma sì, perché vedo che molti, è chiaro che alla fine più che bravi giocatori, molti sono degli intrattenitori, no? Sorridere il ragazzo, è normale. Parliamoci chiaro, se faccio, dico la parolaccia di turno, faccio lo scemo, spacco la tastiera,
c'è pure chi bestemmia, lo so, è brutto, però parliamoci chiaro, ad oggi il ragazzo vede queste cose e ride, no? Sì. Ride, si scompiscia, ride, mette like, lo segue, cioè. E lo fai che c'hai 20 anni, va bene, ma se lo fai, come dici te, se c'hai 50 anni, cioè, non sei credibile. Sì. E allora dico, sì, sicuramente si dovranno trasformare, cioè non puoi continuare a fare quello. O ti, come dici te, o ti trasformi in un conduttore, in un showman, però non lo potranno fare tutti, no? È un po' come dici, quando non tutti i calciatori che smettono, oggi faccio tutti gli esempi per analogia col calcio, diventano allenatori. Sì, vero. E quindi sì, alcuni non si trasformeranno, altri si dovranno reinventare totalmente da capo. Però lo vedo come cosa limitata. Altrimenti appunto saranno così limitati che poi a un certo punto si troveranno lì senza un mestiere in mano e senza saper fare nient'altro. Cioè gli argomenti che affrontiamo noi su YouTube non lo vedo invece come limite anagrafico. No, quello no, però c'è il rischio cosiddetto di impresa. Se un giorno YouTube decidesse di non di eliminare la monetizzazione, ti ritroveresti da capo. E quello è uno dei motivi per il quale stiamo cercando anche di diversificare. Ci sono gli investimenti, ci sono i link affiliati, c'è il fatto che tu hai scritto dei libri e io sto provando a farne uno, per cui cercare di mettere il piano B, il piano C, il piano D lì, che nel caso in cui bravo. YouTube dicesse non monetizzo più, almeno uno ha dei tamponi. Bravo, ma io infatti una volta ti mandai anche scherzosamente un messaggio su WhatsApp, e siccome ultimamente tantissimi hanno abbandonato il lavoro per YouTube, ma magari mi sto criticando, attenzione, ma è un po' da ridere, nel senso di un giorno si chiude YouTube tutti in mezzo alla strada, perché... Ok, però è vero, in questo momento può andare benissimo farlo, però se io lo facessi mi comincerei subito a preoccupare appunto di crearmi altre fonti, perché niente è eterno, cioè sembra incredibile, ma lo stesso Bezos ha detto noi prima o poi magari un giorno spariremo, non esisteremo più, perché la storia ce lo insegna, le più grandi aziende che c'erano 100 anni fa, ora non esiste quasi più nulla. Quindi, tranne qualche eccezione, funziona così. E, tanto nel mio caso è solo una cosa aggiunta, cioè io non è che ho abbandonato lavori, ho una cosa in più. YouTube ha sostituito la scrittura, ma adesso mi sto dando da fare e mi sta dando quanto mi dà la scrittura, quindi non... Diciamo che il potere della diversificazione, avere diverse fonti di entrate passive, io uno dei motivi per il quale sto continuando a lavorare, avrei potuto dire faccio video tutti i giorni e magari nell'arco di 4-5 mesi, molto probabilmente col tasso di crescita che adesso sarei stato in grado di creare lo stesso stipendio, però perché fare una mossa del genere quando posso avere il mio lavoro part-time? È un'altra fonte di ingresso gratuito, diciamo passiva, che mi permette invece di realizzare il mio progetto di essere indipendente entro 13 anni, magari entro 10 o entro 8. E poi il mio fine ultimo è quello, e devo lavorare per quello, cercando di variare opportunamente le mie opportunità. E penso che per te sia la stessa cosa. Tu da casa vuoi lavorare in maniera indipendente, stai cercando di creare, e hai creato anche delle diverse attività che ti permettono appunto di portare avanti questo obiettivo. Sì, devi sempre chiederti, ma se salta questa cosa, esatto, cosa accade? Perché ricordatevi, non è che siete degli imprenditori perché siete degli YouTuber, voi non avete la vostra impresa, cioè non dipendete da voi, dipendete da Google. Se una mattina qualcuno del management si sveglia male, noi siamo tutti finiti. Cioè questa è la realtà. E quindi bisogna prenderne atto, bisogna avere focus all'inizio. Infatti molte volte si legge, no? L'ideale è avere 6, 7, 8, insomma ognuno ha fatto i suoi calcoli, rendite passive, no? Sono più o meno quelli i numeri, però anche lì torniamo al discorso di prima, non cerchiamo di crearle tutte quante insieme queste rendite differenti, queste diverse fonti, una alla volta ce l'assicuriamo, vediamo, cerchiamo di farla crescere il più possibile, vediamo dove possiamo spingere e poi facciamo qualcos'altro. E allora magari se un giorno siete stati bravi, avete il vostro immobile, avete i vostri dividendi, avete le vostre royalties, avete qualunque cosa, avete il trading, alla fine se ne salta uno chi se ne importa. Però ricordatevi
che se siete youtuber noi non state al vertice di niente. Al vertice ci sta Google e decide Google. E speriamo che non si svegli nessuno male. Soprattutto che adesso che ho cominciato a monetizzare. Va bene. Diciamo che sì, poi chiudiamo perché è giusto, sono due ore che stiamo qui. Però diciamo che tranquilli, perché siccome noi, l'avrai letto anche te, comunque noi andiamo a leggere gli earnings delle aziende, sì. YouTube adesso rappresenta una grande fetta degli introiti di Google, sì. Quindi hanno tutto l'interesse a farci guadagnare. Sì, infatti, a farci essere parte della famigliola per il momento. Sì, 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 esatto. Allora, io ricordo che chi non fosse, quei pochi che non lo conoscono e volessero iscriversi, il canale Gianluca Ranieri Bandini, e per favore andate a guardare i suoi video, perché c'è una bellissima serie che è cominciata da poco sulle opzioni, e inoltre c'è un'altra bellissima serie conclusa qualche tempo fa sui REITs, per chi volesse approfondire questi due argomenti, ma anche tantissime altre analisi. Per chi si collegasse a guardare questo video, ricordo che esce domenica 23, ma Gianluca fa il compleanno il 21, che è venerdì, per cui fate gli auguri. Bene, anche per oggi è tutto, grazie mille Gianluca per essere stato qui con me quest'oggi. Grazie a te per avermi invitato e grazie chi è arrivato fino alla fine, perché abbiamo fatto lungo questo video. È stato un piacere come sempre. Arrivederci a tutti e buona giornata. Ciao.